Entrambe reduci da due vittorie nella prima giornata del trofeo Franky Garage Memorial Sgreccia. Pisaluigi e Colosseum Aristobar Football si affrontano questa sera per mettere subito una seria ipoteca sul passaggio della fase finale di questo torneo. Buonasera dal Circolo Stella Azzurra, da Edoardo Canepone, che augura a tutti voi una buona partita. Questo tocco è di Angelini. Anzi no. Attenzione perché c'è spazio centralmente per Costi. La palla è al lato di pochissimo. Parte De Cicco con il destro, ancora con il piede, non è finita Becchi. Cerchiari si gira bene, crea lo spazio per il sinistro, c'è l'assist, la palla rimane lì ed eccolo qui il vantaggio del Colosseum. La firma è quella di Cerchiari. Fallo, riparte Angelini. Doppio passo, supera il neontrato, attenzione perché c'è spazio sulla sinistra e con il sinistro Ciaralli batte per la seconda volta Pacioni e firma il 2-0. Si va in verticale, però se li è Curcio, manca però l'aggancio, il difensore, il Colosseum e Curcio all'occasione con il destro, è stato bravissimo in questo caso Mazzucca. Per Dielven, palla di ritorno per Potrick. Centralmente per Curcio, che libera il destro e riapre la partita Curcio con un destro da fuori aria. Nulla ha potuto il portiere del Colosseum, 2-1. Curcio sbaglia tutto regalando l'occasione a De Cicco, che lavora con la suola e poi con il destro rimette subito la distanza a due gol. 3-1 per il Colosseum contro il Pisaluigi. E para probabilmente con la testa Mazzucca. Colto in controtempo il portiere. La palla è ancora lì per Potrick. Riceve Zullo che si gira bene con il destro e ri riapre di nuovo la partita 3-2. Parte Curcio. Con il destro ci mette il piedone Mazzucca ed evita il pari. Scucchiaiata per Ciaralli. C'è l'occasionissima in contropiede. La palla è ancora lì, ancora verso Ciaralli, a porta vuota. Sigla il 4-2 e probabilmente chiude anche il match. Triplice fischio da parte dell'arbitro. Il Colosseum Aristobar batte 4-2 il Pisaluigi e visto il successo del primo turno contro il Tormarancio, non è riuscita però l'impresa al Pisaluigi che resta ferma a 3 punti. Il Colosseum sarà a 6. Auguro a tutti voi una buona serata, amici di Fanner.